e 104 kg, 39 anni. 39 anni, quindi. Ecco che sta per entrare Zichic nella gabbia. Cappelli lo sta aspettando. C'è da dire che Zichic è un atleta che insomma ha un'esperienza non indifferente. 30 match all'attivo. UFC Cage Rage, ha affrontato Belfort, insomma. È un grande atleta non vecchissimo, perché 39 anni nell'MMA si è visto ci sono parecchi atleti, sì, comunque di quell'età, e tanti atleti hanno anche oltre 40, ma sicuramente un atleta dentro e fuori abbondante. La gabbia, dentro e fuori la gabbia, dentro giudice di gara Alberton, sì. Bella roba. Tre animali in una gabbia, meno esatto. Male che uno deve semplicemente gestire gli altri due soggetti, se facciamo i conti sono 300 kg. Vabbè, diciamo che la direzione deve essere anche proporzionale alla categoria di peso. Nell'UFC c'è il regolamento, sì, che impone che l'arbitro abbia un peso non adeguato, equipollente, però un peso adeguato. Beh, sì. Effettivamente dividere due pesi di quel genere impone anche insomma una fisicità che lo permette. Il ruolo dell'arbitro non è il ruolo del giudice. Il giudice può rovinare il match di due atleti valutando male. Il ruolo dell'arbitro, che non ha la possibilità di dare il verdetto, però è quello che si prende le responsabilità di interrompere un match, quindi non è cosa poco, perché se si sbaglia a questi livelli l'atleta ci rimane sotto. Se anticipi, ovviamente assumi una responsabilità di sicuramente di guastatore, quindi bisogna avere un po' di esperienza. Non è facile fare l'arbitro, per niente. Cioè, molte volte è capitato di vedere degli arbitri che hanno distrutto la preparazione di me. Perché l'arbitro qua se interrompe per sempre, perché non è come nel ring. Ti contano e puoi sperare di ribaltare. Qui nel momento che l'arbitro fa una stupidata, dice stop, si assume la responsabilità del gesto e va da sé che i riflessi per quello che lui ha deciso. Il confine è molto breve, cioè per quello che basta, riguarda... basta un pugno per in ground and pound per determinare anche la disgrazia, perché comunque a volte anche in questi casi sono professionisti, li si lascia correre, però bisogna sempre stare lì appiccicati a loro, perché bisogna valutare. E anzi, bisogna dialogare con l'atleta che subisce per evitare il peggio. Perché... una grande competenza sicuramente sta alla base di tutto questo. Assolutamente, sì. Ecco che siamo alle prime fasi del match. E Cappelli sembra tranquillo. Cappelli ha tre match e tre vittorie prima del limite. Comunque è un bel fighter, un grosso atleta. È un gran calciante, come si dice a Firenze. Sì. Direi che è uno dei c'è un capitani incredibile, sì. È allievo di Marco Santi da sempre, insomma. A me piace, è un bel atleta. Sì, mobile. Zicchi ha un'esperienza, lo si vede, guardate come sì. Op, in un attimo ha difeso un attacco alle gambe e l'ha portato subito contro la rete. Lo sto controllando. Adesso c'è Cappelli, probabilmente vuol portarlo a terra. Guarda Zichic come lo controlla. Anche se non sta facendo delle cose particolari, no, però, si evince l'esperienza di questo personaggio. Cosa ne dici? Sta impedendo di fare qualsiasi cosa. Bisogna tener conto che un Cappelli voglia di 4 once e basta un colpo ben assestato per determinare le sorti del match, quindi sono d'accordo. Sono curioso di vedere Zichic a terra. Questa cosa un po'
anche se sembra che Cappelli voglia... Ah, è già segnato, perde già segnato, sangue. Sì. Zitto, zitto, Zikic, comunque... Sta sprecando poco, perché sa che è lunga, quindi controlla. In quella posizione lui scarica il peso. Sta facendo stancare Cappelli, beh, praticamente. Ogni tanto però porta con le ginocchiate. Sì, sì. È attivo, però... Ecco che... Ha fatto un errore. Ha fatto un errore... Ha spostato il peso indietro, ne ha approfittato subito. Pietro. Pietro è subito sopra, adesso ne ha approfittato. Fortunatamente per lui, vediamo se riuscirà a mantenere questo vantaggio. Zikic comunque non sembra... Zikic controlla, lo controlla, ha cercato senza particolari difficoltà, anzi direi che sta pensando al momento più vantaggioso per poter contrastare l'azione di Cappelli, che comunque non si fa attendere, gli ha preso il braccio, ahia. Da questa sfilato molto, si è sfilato bene. Molto bene, si vede del sangue abbastanza copioso. In entrambi non si capisce molto bene chi, ma vediamo che Cappelli qui sta venendo fuori. Vedi, la funzione dell'arbitro è capire, in quel caso ha subito, ma l'occhio è lucido, continuano a lavorare, infatti ci sono particolari problemi per poter interrompere un'azione. No, stanno lavorando. Stanno lavorando. Molto mobili entrambi, eh? Nonostante il peso sono veloci, tecnici, questi sì. Sono bei mesh. Pesi massimi quando sono così preparati sono belli da vedere. Cappelli ha portato due bellissimi colpi di braccio, due ganci stretti che sono entrati al viso. Sembra stanco comunque, Pietro? Sembra un po' stanco. Stanco perché comunque ha subito la pressione di 110 kg e sia a terra che appiccicato la gabbia. È molto concentrato. Gli ha schiacciato un po' il plesso. Non sta perdendo la concentrazione. Ah, recupera. Anche l'altro, perché se l'altro non fa pressing vuol dire che ancora non se la sente e quindi denota la stanchezza. Comunque anche Zikic sembra... voler recuperare, anche se porta qualche colpo per non, perché va a terra. Qui il referee divide, finisce la ripresa. Direi una ripresa per fulmicotone. Molto combattuta, molto bella. Non si sono risparmiati. Molto bella. Sono già aperti entrambi. Grande spettacolo e grande sport. Grande MMA, si è visto. Questi sono match che fanno bene all'MMA italiano. Sì. Complimenti a Marco perché ha scelto questa sera una bella fight card e ha messo questo super matchone come match club perché... Ricordo che doveva combattere Roberto Supernato da Rigamonti, ma purtroppo all'ultimo momento Russo. Ecco che sta per partire la seconda ripresa. Non si è, ha fatto forfè, quindi... Sicuramente per Cappelli, adesso al di là di quello che poi sarà il verdetto finale, è un momento di crescita, perché trovare un avversario di quell'esperienza è un momento che può fare Io penso che Cappelli sia attualmente il peso massimo più bravo che abbia. Per l'Italia è importante avere è un amico, anche è una persona di peso, che crede moltissimo nell'MMA, come crede moltissimo e ama fare il calcio storico fiorentino. Che Zicchi c'è sopra adesso. Ah, Cappelli sta cercando di uscire. Ecco, questo, i ground and pound sono una caratteristica di Zicchi. Speriamo che non vengano portati in questo caso sul faccione di Pietro. Ok, sta cercando di... Cappelli lo controlla.
Ecco che sta per portare questi colpi. È una fase dura, per Pietro. Sì. Sta cercando di resistere. È difficile riuscire ad uscire di lì subendo anche questi colpi. Il guerriero lo vede in questi casi, perché comunque non molla, resiste. Anzi, sta cercando di sovvertire. Cerca una soluzione per uscire da questa impasse negativa. Vediamo un po' se ce la fa. Scusa. Aia. Ecco che è riuscito. Bravissimo, è riuscito a... Sempre nella guardia però di Zikic, che... Sì. Anche cerca... Porca miseria. Cercava la caviglia probabilmente. Ecco, gli errori si pagano. È sempre pronto a... Gli errori si pagano. C'è una ghigliottina... Che lo aspetto. No, no, l'ha già preso. E batte. E batte. Finisce l'incontro. Ha sbagliato a cercare la caviglia, perché sudati e poi soprattutto stanchi è una delle cose... È difficile, sì. È difficile. Da quella posizione... Ha dato il massimo. Si è visto. Comunque bravo anche Cappelli, bravo Zikic. È stato proprio un gran bel match. Sì, probabilmente ha vinto l'esperienza. Il più bello della serata, secondo me. Ha vinto l'esperienza. Primo match a favore di Cappelli. La prima ripresa. Assolutamente. Prima ripresa, sì, decisamente sì. Poi è venuta fuori l'esperienza. Grande match, gran bello spettacolo. Un abbraccio tra due ex nemici. Bene. Che dire? Direi che è stata una splendida serata. Una complimenti all'amico Marco, complimenti agli arbitri che sono stati all'altezza dello Slam. Ci sarà Slam 8, Slam Mamba, il 25 di aprile. Sicuramente ci si rivedrà all'interno di questa gabbia e sicuramente Marco ci sorprenderà con una fight card assolutamente di qualità e forse con qualche match a sorpresa di questo spessore. Quindi vi auguriamo di ricollegarvi con noi il 25 aprile e vi ricordiamo un altro appuntamento importante per tutti voi che amate l'MMA, Milano in the Cage. Milano in the Cage, dove lo scorso anno il caro Marco, che sta parlando ora, vinse la cintura del Open Weight battendo un caro amico dell'MMA italiano, che Matteo è Minozzi. Matteo Minozzi. Io sai chi vorrei a Milano in the Cage? Cappelli. Qui lo dico, non è detto che... Non sarebbe male, non sarebbe male. Sarebbe sicuramente un bel plus. Ah ecco, c'è una sfida. La cintura dello Slam la mette in palio questo giovane atleta italiano, adesso mi viene il nome, e Zichi sarà lo sfidante, benissimo. Molto bene, molto bene. Un grosso applauso a Marco. Complimenti anche al presentatore, ma soprattutto alla presentatrice. Lui ha dato tutto questo. Che un grosso applauso. Nonostante si fosse prodigata per la prima volta, niente emozione, guarda che roba. Comunque gran bella serata, devo dire che anche il pubblico è stato particolarmente presente, ha sostenuto gli atleti in ogni momento. Questo ha fatto sì che insomma, l'emozione fosse al massimo. Sì, e poi ribadisco, visto che lo scorso anno arbitrai sempre lo Slam, la gabbia ha fatto la differenza, il telone, dove dico, quando una gabbia è perfetta, il telone non fa le ondulature, combatte in un modo diverso. Questo certo. Beh, si crea l'ambiente ideale per gli atleti. Grazie a tutti e al prossimo Slam. Tutto.